Sono belle le parole di Chiara Valerio su Michela Murgia. Io ho fatto alcune dichiarazioni che non potevano in alcun modo contrastare il dolore di tutti quelli che sono stati vicini alla Murgia e anche di quelli che su posizioni culturali diverse hanno visto la forza con cui ha reagito con un vitalismo straordinario alla certezza di morire, con dichiarazioni, interviste, presenze che hanno fatto intendere un carattere forte perché era l'unico modo per vincere la certezza della morte. E questo vuol dire che, non essendoci più, possiamo parlare di lei al passato. La Chiara Valerio dice invece il tempo della Murgia è il futuro. È quello che lei avrebbe fatto, quello che ha cercato di fare nel tempo che le è rimasto. E io non le ho mai parlato alla Murgia. Avevo la sensazione che rientrassi nella mia visione del mondo tra le persone che lei o disprezzava, o forse se non disprezzava, considerava dalla parte sbagliata. Io non ho mai pensato di stare da nessuna parte, ma sapevo di lei e sapevo della sua forza dall'amico Filippo Martinez, il quale ha guardato con, non solo ha invitato a parlare dell'odio, scelto, essendo molto intelligente, un tema in cui lei si è manifestata con grande efficacia, l'odio. A me aveva chiesto di parlare per l'Università di Aristan, quella che lui ha fondato, una università della mente, di pazzia. Ci siamo sfiorati senza incontrarci in questa università e seguendo i funerali ha sentito l'intervento della Valerio, che è un intervento giocoso, come se tutte le intemperanze, le insofferenze, le indignazioni, tutto quello che ha reso così popolare anche su un piano di antagonismo contro qualunque espressione di potere, la Murgia, non potesse finire, perché certo continua dentro ognuno che cerchi di cambiare il mondo. Il tema è cambiare il mondo. Lei ci ha creduto, lei in parte lo ha cambiato. Poi ci sono gli eredi che si autonominano, quelli che diventano gli interpreti del suo pensiero, come Saviano, il quale parla di lei come se parlasse di se stesso come se parlasse di lei, che sono in fondo. Saviano è una Murgia mancata, nel senso che non è riuscito, perché non è stato mai così persuasivo, è stato particolarmente abile, particolarmente capace di trarre vantaggio dal male che ha descritto e che sia così evidente questa sua attitudine interessata rende difficile legarlo a una figura disinteressata come è stata Michela Burza, la quale ha soprattutto identificato una tensione interiore e un metodo e una capacità di opporsi al di là delle ragioni, con la passione, con la verità del suo pensiero, a quello che non voleva. Una volta io ho anche polemizzato con lei quando si è spinta a criticare i testi letterari di Battiato. Un'altra volta non ho fatto polemica. Ha considerato le divise con cui si vedevano i soldati soccorrere le persone per evitare che si contagiassero, quindi un'azione di difesa che per tutti è stata la misura di un esercito che lavora per il bene, non per il male. Per lei è stata invece un'espressione di prepotenza militaristica. Tutte cose che si possono perfettamente comprendere e che però non sono scevre da limiti che sono propri di ogni confronto di idee. Quindi quello che resta della Murgia, quello di cui parla la Valerio, è il carattere, il temperamento, la forza con cui ha espresso le proprie idee. Che poi quelle idee fossero giuste è l'argomento per cui io non mi sono accodato alla schiera di tutti quelli che l'hanno esaltata. La morte in questo caso determina una celebrazione da cui esce un monumento, quello che prima era criticabile non lo diventa più e tutti sono d'accordo con il contenuto di quello
che lei ha detto. E questo è il punto su cui io credo si possa eccepire. Il metodo è un metodo indiscutibile, è il metodo di chi è intransigente fino in fondo, di chi non accetta di trovare mediazioni. Non lo potrei fare io per le cose di cui sono convinto, non lo ha fatto mai lei, però che questo voglia dire che il suo pensiero era giusto è un'altra cosa. Era giusto il suo atteggiamento, il suo carattere, il suo temperamento, la sua energia, la sua vitalità. Poi molte cose che diceva sono discutibili. E quindi dobbiamo scioglierle dal metodo, scioglierle dalla forma e farle diventare argomenti su cui discutere, perché se si consacra la sua figura come una figura che ha detto cose sempre dalla parte giusta, chiunque non sia d'accordo con lei è dalla parte sbagliata. Invece si può non essere d'accordo perché ognuno ha un pensiero che ha fondamenti e idee che hanno una loro legittimità. Quindi io mi sono semplicemente permesso di dire, ricordando l'episodio di Battiato, che autentico, vero, indiscutibile e giusto era il suo atteggiamento, la sua ribellione, il suo stare dalla parte di quelli che subiscono una prepotenza e quindi dall'altra parte dello Stato. Questo si può accettare. E si può accettare che questo la inducesse a dire cose dentro le quali occorre però intervenire. Nel senso di dire, quello che dici è un pensiero ed è un'opinione, io non sono d'accordo. Come lo dici ti rende Michela Murgia, ti rende la persona che appassionatamente difende la sua verità. Ma quella verità non è una verità assoluta. Quindi io credo che tutto quello che lei ha fatto, tutte le posizioni estreme che ha preso, siano diventate un riferimento ideale per un mondo che non ha riferimenti ideali, non ci sono a sinistra, non ci sono all'estrema sinistra, ci sono delle persone che hanno forse idee che non riescono a trasmettere. In lei la potenza di trasmissione era tale che poteva far arrivare anche idee che tu non condividevi, ma che tu non lo condividessi era la ragione per la quale potevi opporti a quello che diceva, ti opponevi al contenuto dei suoi pensieri. Ecco, io credo che questo sia il modo con cui si può celebrare una persona senza santificarla, senza farla diventare un emblema della verità contro la menzogna. La sua verità può essere per altri qualcosa di non condivisibile. E quindi in questo io credo che le belle parole della Valerio e il mio richiamo alla necessità di non essere d'accordo, sia il modo migliore per onorare lei, cioè che un altro dica non sono d'accordo con te, con la stessa veemenza e magari anche con argomenti che possono essere anch'essi discutibili, è l'unico modo di dare al suo pensiero una realtà che non sia finzione, che non sia una costruzione basata sulla emozione della morte, sulla tragedia del cancro e della sua forza nel resistere. Ha resistito anche al cancro, per quello non è morta, per quello ha ragione la Valerio che vive nel futuro, perché questa capacità di prendere la malattia e affrontarla è un segnale di grande forza e di grande coraggio. E questo è quello che lei ha fatto. Quello che lei ha detto, le parole che lei ha espresso, sono come tutte le parole, opinioni su cui si può discutere. E questo ci consente di rispettarla. Non essere d'accordo con lei, pensare che lei ha detto una cosa che tu non condividi, non la condividi motivatamente. Ecco, quello che non puoi toglierle è la veemenza con cui l'ha interpretato come una condizione esistenziale, una condizione naturale, un carattere, un temperamento. Ecco, il temperamento di lei è più forte di qualunque contenuto. E qualunque contenuto trae beneficio da quel temperamento. Ecco, per questo, d'ora in avanti, noi continueremo a parlare dicendo cose che non avrebbe condiviso, ma ci resterà davanti la sua forza di giudicarci dalla parte sbagliata. E non avrà necessità di usare argomenti, perché la sua forza era nel suo carattere, nel suo temperamento, nella sua vita.